Gianluigi Radio Vacanze, non cambiamo location, cambiamo forse lingua, siamo ancora qui ospiti graditi del nostro ambasciatore tunisino, e però io adesso vi ho portato un ospite che parla di turismo, parla la nostra lingua, Kamil, fatto. Kerim, Kerim. Vedi, adesso abbiamo rifatto la pronuncia, allora lui è con noi, è il nuovo rappresentante del turismo, cioè quello che vive come noi questa esperienza. Tunisia amica mia, c'era una volta uno slogan, te lo ricordi? È rimasta, sì. E ancora oggi è così, Radio Vacanze, faremo tante cose insieme, cercheremo di dare ancora più forza a questa nazione perché se lo merita ed è soprattutto la nostra vicina di casa. A te. Grazie mille, l'hai detto bene, Tunisia amica mia, dunque siamo nella serata di amicizia tuniso-italiana e come ha detto prima l'ambasciatore ci sono delle relazioni d'oro, diciamo, certo. Molto forti fra l'Italia e la Tunisia. Parlando di turismo, credo che vado direttamente a invitare tutti i tuoi auditori a venire in Tunisia perché è un'ora di viaggio e si trovano in un paese esotico, differente dall'Italia, certo, soprattutto nel deserto, nelle cose orientali tipiche. Credo vale la pena, con ormai la gente non vuole più prendere l'aereo per tanto tempo. E anche, diciamo, la Tunisia come destinazione qualità prezzo è abbordabile, certo, per le famiglie soprattutto, ci sono tanti club, tante, sia anche per la cultura, per quelli che amano fare i giri di tutta la Tunisia, okay. C'è da vedere di tutto, diciamo, sia di cultura, di deserto, di mare, di talassoterapia, di golf, di padel, ci sono anche tornei, diciamo, ce n'è di tutto, si può fare tutto, infine, sì. Quello che non trovate è perché non l'avete cercato in Tunisia. Bella questa. Sì, e poi si mangia bene anche. Mangia bene, stasera io sono testimonia. Dunque, io mi auguro ancora di tornare a parlare di Tunisia con il nostro nuovo rappresentante, di fare magari qualche fiera insieme, sì, raccontarla, speriamo, sì, e vediamo che cosa riusciamo a fare. Ma non finisce qui, perché dietro la macchina da presa c'è anche un mio collega che aspetteremo, perché anche lui fa turismo. Sì, anche lui vende la Tunisia, la vende anche originalmente con dei prodotti tipici, molto originali, molto adattabili. E noi vorremmo fare questo grande progetto che ricorda la storia degli italiani in Tunisia con il nostro amico, che verrà subito dopo di noi. Allora, appuntamento a breve a con presto. Gli spettatori di Radio Vacanze. Sì. Ciao da Gianluigi, un saluto dall'ambasciata qui di Tunisia. Grazie.